Dai. Allora, la mia, come dicevo, è una lezione di storia della medicina truccata da radiologia. Che cos'è questo? Roberto, guarda solo questo. Guarda solo questa diapositiva. Solo questa. Che cos'è? Che cos'è la EMI? EMI Body Scanner Data, puoi andare. Fu la prima TAC della storia. La EMI aveva un braccio medicale che poté avvalersi dei soldi guadagnati dai Beatles in quegli anni, che erano tantissimi, e furono quindi distolti e messi a disposizione di Mr. Hansfield. Quindi un po' questa invenzione mi piace ricordare che la dobbiamo un pochino ai Beatles. Puoi andare, volevo solo farti vedere sta fesseria. Eccolo Mr. Hansfield, ragazzi, per chi non lo conoscesse. Ve l'ho presentato prima. Nel 72 Mr. Hansfield e Cormac MacLeod, quest'uomo qua, vedete Hansfield col principe di Edimburgo, Cormac MacLeod e Mr. Hansfield presero il Nobel per la medicina nel 79. Nel 72 uscì la prima TAC, questa era una TAC. Cormac MacLeod era quello che fornì l'algoritmo per ricostruire tridimensionalmente una serie di immagini ottenute con angoli di proiezione diversi. Nel 79, come vedete, entrambi presero il Nobel per la medicina. Ora, in quel periodo, ma ancora alcuni di noi ottenevamo i grigi attraverso questo passaggio. Vi torna o no? Chi ce li ha ancora di voi? Non è un male, sto dicendo. Ora, le mie assistenti non hanno mai visto sviluppare una lastrina. Cosa accadeva? Noi sottoponevamo queste lastre a dei fotoni e creavamo un'immagine latente. Questa immagine latente, con dei processi chimici che voi sapete, veniva poi trasformata in una variazione di grigi, e questi grigi, che non sono altro che una trasposizione dei coefficienti diversi di attenuazione dei raggi X, davano un'immagine. L'interpretazione di queste variazioni di grigio ci fornisce l'immagine, ci fornisce la capacità di diagnosi. Ora, il problema, quando arrivò il digitale, si dovette trovare un sistema diverso. Cioè, non si parlava più di un processo chimico, ma di un sensore. Che cos'è un sensore? Un sensore è così fatto, anche quello della macchina fotografica funziona così. Abbiamo un sensore dove ci sono dei fotodiodi. Cosa sono i fotodiodi? Sono dei sistemi che una volta eccitati dalla luce o dal fotone, dal raggio X, emettono un segnale elettrico. Cosa accade? Ciascun fotone, fotodiodo, questo si trova per esempio in B2 ed è eccitato 3, faccio un esempio, quest'altro si trova in C4 e segnala al computer che si è eccitato 4. Quest'altro si trova in D2, è eccitato 2, sino ad avere quindi una mappa di questo tipo. Questi valori di eccitazione, sapendo poi, come nella battaglia navale, ciascun fotodiodo dove si trova, porta alla creazione di una variante di grigi. Ci siete? Perfetto. Quindi avremo un'immagine che non sarà, vi ricordate quando vi parlavo, questo è il Duomo di Otranto, lo conoscete? Allora, che ha un bellissimo mosaico. Ora, parlare di arte a Roma è difficile. Ora, comunque, guardate questo
se noi ingrandiamo, 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 il più piccolo tassello è il pixel. Ok? Perfetto. Cosa sta facendo qua il computer? Sta impazzendo? Ok. Allora, quindi noi avremo un'immagine, l'immagine si parlerà di matrice, nella matrice ci saranno più pixel se è bidimensionale, giusto? L'equivalente tridimensionale del pixel si chiama voxel. Chiaro? Perfetto. Allora, pixel, voxel, e abbiamo, guardate questo voxel. Questo è un voxel, quando vi parlavo prima, anisotropico, cioè c'ha la z che è più lunga. Giusto? Ve lo ricordate? Quindi non è l'ideale per la ricostruzione tridimensionale. E questo voxel è proprio delle prime TAC. Ora, chiaramente, più guardate il maggiolino. Non, se volete ci metto la tata, la prossima volta. Anzi, no, cos'era? La Dacia, pardon. La Dacia. Ok. Più piccolo e concentrato sarà il pixel o il voxel, se è tridimensionale, migliore sarà la definizione dell'immagine. Vi torna? Perfetto. Allora, vi ricordate quando vi ho parlato di Hansfield? Mr. Hansfield ebbe il problema di dover, divenne Sir, tra l'altro, fu nominato Sir dalla regina, il problema di trasferire in gradazioni di grigio, così come avveniva in analogico, di trasferire in variazioni di grigio cioè le informazioni che arrivavano da un sensore digitale. Aveva bisogno di una scala. Era un ingegnere, uno che si intendeva di matematica, e usò questa formula. Su questa credetemi come sulla Chiesa. Allora, lui dette il coefficiente di attenuazione dei raggi X nell'acqua, gli dette valore 0. Ok? Il coefficiente di attenuazione dei raggi X nell'aria, meno 1024. A questo punto poteva avere quindi una scala comparativa ed arrivare ai 3071, che sono quelli della rocca petrosa. Ci sarà un motivo perché si chiama petrosa. Lo smalto è più o meno lì. A questo punto cosa aveva? Riuscì a definire una forbice di 4000 unità circa, poco più, di 4000 unità Hansfield. 4100 circa. Vi torna? Sì o no? Quindi 4000 teoricamente livelli di grigio finalmente ottenuti digitalmente. Comprì? Successivamente Misch ed altri dissero che a seconda del numero di Hansfield che noi troviamo, noi andiamo, possiamo parlare di osso, più o meno corrispondono a osso di 4, di 3, di 2, di 1. Vi torna? Perfetto. Allora, c'è un problema in tutto ciò, che si chiama la finestra di osservazione dell'immagine. Se io chiamassi ciascuno di voi e gli dicessi quanti livelli di grigio vedi qua, ognuno direbbe un numero diverso. Vi torna? Allora, un po' è soggettivo. Ancora c'è una cosa. In media, facciamo, chi dice 30, chi dice 40, in media l'occhio umano riesce a percepire come diversi 40 livelli di grigio. Comprì? Ci siete? Un monitor normale a 256 a 8 bit riconosce, che sono questi, 256 livelli di grigio. Quindi non riusciamo contemporaneamente ad apprezzare la differenza di questi 4000 livelli di grigio. Vi torna? Ora vi faccio vedere. Questo è il pezzo più difficile di tutta la mia lezione, eh? Però vi farò degli esempi. Allora, allora, abbiamo detto che abbiamo una forbice di 4000, giusto?
Ma abbiamo detto che in media la possibilità di vedere i grigi di un occhio umano sono 40. 4.000 diviso 40 fa 100. Normalmente, affinché l'occhio possa dire questo grigio è diverso dal grigio a fianco, devono esserci 100 unità Hansfield. Sono tante. Ho capito? Quindi scarsa capacità di capire i grigi, cioè scarsa risoluzione di contrasto avremmo. Mi spiego? Se no ve lo ripeto, ragazzi. Allora si inventano una cosa molto semplice. Si davano del tu col computer, scherzo, e dicono: computer, non vi leggo questa storia qua, io scelgo una soglia, tu mi fai una cosa, tutto ciò che al di sopra di questo, ok, me lo colori di bianco, tutto ciò che è al di sotto di questo me lo colori di nero, vi torna? E i grigi me li che io riesco a vedere me li distribuisci solo qua. Vi torna? Guardate che è un po' complesso, non abbiate... Non solo posso fare questo, ma io posso spostare questa finestra in su e in giù, la posso allargare, la posso stringere. Questo fa sì, per esempio, guardate quante finestre posso avere. Questo fa sì, per esempio, che alcuni software di medicina, voi lo aprite e vi dicono cosa vuoi vedere, addome, e ti dà una finestra più o meno utile per l'addome. Poi gli dite osso, ok? Vi torna tutto ciò? Allora, vi faccio un esempio. Se io stringo la finestra e uso una finestra di 400 unità Hansfield, vi torna? La scelgo io, gli do una soglia superiore e una soglia inferiore. Io ho 400, abbiamo detto che 40 sono i livelli di grigio, io posso percepire un grigio diverso dall'altro quando differisce di 10 unità Hansfield. Vi torna? Poi facciamo degli esempi. Ma se io voglio aumentare la risoluzione, io posso scegliere una finestra più stretta. Ci siete? Per esempio, lo porto a 80. 80 diviso 40 fa 2. Pensate, riesco a percepire come diverse due strutture che differiscono solo di due Hansfield. Pensate che capacità risolutiva ti dà il digitale, che in analogico non avevi. Arriviamo agli esempi di cui vi parlavo. Io scelgo una serie di finestre e vi faccio vedere cosa accade. Ok? Questa è una combim. Vedete? Questa è un'altra finestra, soglia superiore e soglia inferiore. L'avete mai fatto questo giochino? Sposti ancora la finestra e guardate cosa accade. Ok? Perché vi faccio vedere questo? Per il computer, a voi cosa vi serve? L'osso, giusto? Cioè vi serve questo. Giusto? Ma per il computer cosa cacchio ne sa? Per lui sono diversi livelli di grigio. Mica c'è scritto, io sono osso. Ok? Quindi se io volessi stampare l'osso, io gli devo dire, guarda che mi serve solo questo. Quindi devo isolare solo quello. Come lo posso fare? Così. Vi torna? Ora vi faccio un esempio. Guardate qua. Io sto spostando la soglia inferiore, la vedete? Guardate cosa accade. Ci siamo? Questo potrebbe andare bene, per esempio, se io volessi solo isolare, vedete? Se volessi solo isolare l'osso, oppure se volessi utilizzarlo per la chirurgia guidata. Vedete cosa accade? Guardate. Tutto chiaro qua? Sicuro? Bravissimi, perché in genere vanno tutti nel pallone quando arrivo qua. 1972 inventano la combi. Nel 1972 arriva a casa mia questo gioco. Tutti i vicini volevano venire a casa mia. Altra stronzata che ci metto per rallegrare. Ve lo ricordate? Sembravo Mandrake io. Qualche anno dopo
nasce questo giochino qua, ve lo ricordate? Nel 1985 io ci ho giocato poco. C'era Super Mario, ero all'università. Super Mario non mi appartiene. Non so a chi di voi. Però nel 1984, io odio il Mac, succede una grande rivoluzione nella storia. Questo computer viene presentato ed è una rivoluzione incredibile. Il computer cosa fa finalmente? Il computer legge ad alta voce ciò che c'è scritto. Oggi lo fa il telefonino, quello che date alla nonna con i tasti della Brondi grosso così. Ma fu una grande rivoluzione. Nasce l'era digitale, secondo i sociologi. E qui di digitali, che ora vedremo, ce ne sono pochi. Al momento ne vedo una. Fatemi vedere bene. Pochi, purtroppo. Di che anno sei? Lei è digitale. Allora, perché vi faccio vedere questo? Guardate come capirono cosa stava accadendo. Cambiava il mondo tanto che si parla di due generazioni diverse. I nativi digitali, che prendono appunti col cellulare, con i pollici, e che se lo faccio, guarda lui che lo fa con l'indice, se lo faccio io con i pollici mi ingessano i pollici, vado a casa così, e i digital immigrants, che sono io. Noi abbiamo un cervello diverso, abbiamo una formazione diversa, però loro, i nativi digitali, quando io faccio lezione ai nativi digitali, per esempio di chirurgia guidata, in 2 ore, 3 ore ho finito. Quando la faccio a noi, dopo una giornata siamo tutti che ci fuma il cervello. Ma perché vi dico questo? Perché loro, tra poco, sono già i nostri concorrenti. E permettetemi il termine, ci fanno il culo. È vero, è vero. Quindi, se noi non riusciamo a vivere, a conoscere questo nuovo alfabeto, siamo destinati ad essere superati dai giovani. Siamo fuori mercato. Nel 1980 quest'uomo giapponese lavora tra l'altro all'ufficio dei brevetti, brevetta la prima produzione 3D, la prima stampa 3D. L'assurdo, no, poveraccio, lo faccio impazzire. Allora, poverino, non ha i soldi per rinnovare il brevetto e 3 anni dopo Chuck Hull crea la 3D System, crea l'STL e diventa uno degli uomini più ricchi del mondo. Cosa crea? La stereolitografia, questa, un raggio laser che colpisce un bagno di materiale fotopolimerizzabile e fa questo. Siamo nel 1980, quando uno parla della rivoluzione, queste novità, ma quali novità? Siamo noi? Ragazzi, ricordate che gli odontotecnici si sono ridotti del 60%, eppure i tecnofatti, oserei dire, odontotecnici, come numero, forse sono addirittura aumentati. Cioè si è distribuito il tutto diversamente. Come vedete, il pezzo quando è pronto viene sottoposto a un'ulteriore polimerizzazione. Tutto ciò è da distinguere dal processo di produzione 3D per sottrazione, che questo è il milling. Ci siete? Che verrà inventato successivamente. Questa, come sapete, è zirconia, che poi è più tenera, viene fresata in questo modo e poi subisce. Non è questo il giorno di dove bisogna parlarne. In quegli anni vi ho già parlato stamattina del fatto che anche i dispositivi di acquisizione di immagine cambiano completamente. Il fascio diventa fanbeam e finalmente viene inventata la TC spirale.
La generazione precedente cosa faceva? La TC faceva anda e rianda, perché sennò i cavi si attorcigliavano. Poi decisero di usare, avete presente i contatti a quelli delle macchinine della Polysteel? I contatti striscianti. E nasce la TC spirale. Perché l'ho messo? Noi osserviamo il 3D, a parte che mia moglie è architetto, l'ha fatto, ma è sbagliata, mica ha capito che cosa stavo facendo, ma è sbagliata la prospettiva, l'ha guardato. Però noi vogliamo rappresentare il 3D, e questo è il problema, su un monitor che è 2D. Quindi quando mi arrivano i colleghi con sto cacchio di foglio addirittura, mi leggi questo? Ma com'è possibile voler leggere il 3D su un foglio, che già su un computer è un casino? Siete d'accordo o no? Cosa vedete qua? Tutti? Questo è un artista e questa è una scultura che era nel centro di Firenze, che mi è piaciuto riprendere per un motivo. Lui fa tutte queste sculture stranissime. Ora cosa vedete? Un'altra cosa, giusto? Sono il re delle stronzate, però, dite la verità. Comunque, allora, se io vi faccio vedere questa immagine qui, questi grigi qui, voi sapreste risalire al solido da cui sono partito? No. Allora, io ti ho fatto vedere, torno indietro, ti faccio vedere un'immagine, ok? Ammettiamo che sia una lastra. Tu sapresti risalire al volume da cui sono partito? No, non puoi. Ora sì. Allora, queste sono due proiezioni luminose di un qualcosa. Di cosa? Bravi. Di un cilindro. Però in un caso sembra una sfera e nell'altro caso sembra... Quindi guardate quanto è fallace il 2D. Malgrado ciò, panoramiche. Ragazzi, stamattina abbiamo visto solo panoramiche. Cioè, non è che io sia figo, io vi sto dicendo che io sono deformato, segno questo. Allora, se io vi faccio vedere questo volume, che potrebbe essere il torace, potrebbe essere una testa, che io disegno con un programma che si chiama Rhino, e io lo rendo trasparente, secondo voi la forma di questi tre oggetti nello spazio si trovano dove? E che forma hanno? Impossibile. Solo una scansione 3D mi riesce a dire, giusto? La forma e i rapporti di questi solidi. Siete d'accordo o no? Scansione 3D che può essere on iOS, da non confondere con l'iPhone, che è uno scanner intraorale, o una combi. Cosa fa la combi? La combi, come tutte le tomografie, mi riproduce il 3D, e qui sta la difficoltà, nei tre piani dello spazio più questo che si chiama rendering. Ma a voi sembra normale, vi sembra naturale dividere lo spazio in X, Y e Z? A noi dentisti è un casino, giusto o no? O solo io trovo difficoltà? Allora, c'è un problema ulteriore.
che quando parlate col dentista, il dentista vi parla e vi fa: scusa, hai guardato le assiali? Dico, ma che cazzo è? Vero o no? Giusto? È vero o no? Hai guardato le coronali? Cazzo, gli ha fatto le capsule. Qual è il problema? Il problema è che in Italia non ci parliamo tra dentisti e radiologi, perché se io dico al radiologo: scusa, questa è una cavità di classe, di seconda classe, questo è il Toffenetti, no? Questo qui è il Toffenetti. E io vi dico: ragazzi, la parete assiale di una cavità di seconda classe è questa. Qualcuno di voi la sbaglia? Nessuno. Giusto? Il problema è che il termine assiale in radiologia indica un piano perpendicolare al nostro piano assiale. Loro lo sanno che il loro strapiano assiale è diverso? Il piano assiale non lo sai. No, che non lo so, perché quel piano in anatomia si chiamava trasverso. E quando parlano del piano coronale, quale della capsula? In anatomia si chiamava frontale. Un foglio che me lo dà. Me lo dai un secondo? È vero o no? Da quando si chiama il piano? No, no, questo qua, la brochure mi devi dare un secondo. Allora, da quando in anatomia studiavamo che questo si chiamava, come si chiama sto piano in anatomia? Frontale. Ma è vero o no? Coronale, non lo sai? Sei dentista. No, tu sei stronzo. È vero o no? Gli hanno cambiato i nomi loro. Ma questo si chiama frontale. Questo si chiama sagittale. Si chiamava sagittale anche in anatomia. Questo lo chiamano assiale. Ci può stare anche. Però era il piano trasverso. Giusto? Allora, loro lo sanno che abbiamo una nomenclatura molto simile. No, però vogliono parlare con noi e non ci capiamo. È questo il problema che abbiamo. Ancora, guardiamo ora questi piani, perché questo è fondamentale. Questo è il piano assiale, questo verde. Ci siete? Questo qua. Questo è il piano frontale, ma loro lo chiamano coronale, e poi vi spiego perché è importante. E questo è il piano sagittale. Giusto? Allora, ci siete o no? In più si aggiunge il rendering. Torna? Perfetto. Cosa accade? Che questo Mino, che è un figo, un dentista, si vede che sono dentista e non radiologo? Questo Mino, in questo articolo, ipotizza, Schwarz, ipotizza un piano di taglio diverso. Nasce, finalmente, due altri piani che ora vedremo. Uno, le cross, o parassiali, le fette di salame per vedere se l'impianto ci sta. Perfetto. È la curva panoramica con la Panorex. Perché la Panorex? Noi nasciamo dalla panoramica e vogliamo vedere sto cacchio di esame. Ha detto Roberto Pistilli che lui non la usa. Perché? Perché lui è un maxillo. Io non la uso. Io non uso la Panorex. Perché mi fa schifo. Avete capito cosa sta? È un esame vecchio e ora vi faccio vedere i limiti. Allora, ci siete o no sui piani? Assiale, ripeto, perché c'è il quiz poi finale, eh? Assiale. Questo? Coronale. Se parli col radiologo. Stiamo facendo radiologia. È finita l'odontoiatria. C'hai il radiologo al telefono che ti sta anche su Maroni. Coronale. Coronale la chiama lui. E non la. Dimenticalo. Dimenticalo. Ora siamo in radiologia e devi parlare con gli altri. Ok? E questa è la cross. Ci siete? Allora, questa si chiama Panorex per similitudine con la panoramica. In realtà non è una panoramica, non ha due colonne vertebrali, eccetera, eccetera. Ci siete o no? Vi torna? Perfetto.
Perfetto. Allora, guardate che cos'è la curva panoramica, la sto disegnando. Vedete? E queste sono le cross. Torno indietro. Che cos'è la curva panoramica? È sta roba qua. È come se io prendessi un coltello e taglio, per esempio, in questo caso la mandibola e la apro e la raddrizzo. Ve la faccio rivedere. Ok? Disegno una curva panoramica. Ma la curva panoramica io ne posso ottenere infinite e le cross che io otterrò, queste, sono, non sono altro che dei piani perpendicolari alla curva panoramica. Ma le cross dipenderanno da come io ho disegnato la curva panoramica. Se voi prendete il foglio del radiologo, a lui disegna una curva panoramica uguale per tutti, ma non per questo coincide con quello che serve a voi. Per questo Roberto non gli piace la curva panoramica, non la usa. Mi sono spiegato? Perfetto. Allora, perché mi sono fermato? Torno indietro. Ora c'è il quiz, eh? Vediamo il quiz chi lo vince. Curva panoramica, la sto disegnando io. Vedete la panorex? Che cos'è? Vedete? Se la raddrizzi. Questo che piano è? Come si chiama? Assiale. Questo che piano è? Bravo. Ragazzi, a Verona ieri erano, si erano imbriacati forse. Allora, questo come si chiama? Perché mi fermo qui? Cosa? No? Allora, chi fa rialzi di seno, grandi rialzi di seno? Che non ha bisogno di questo. Bravo. Giusto? Chi fa rialzi, grandi rialzi? Perfetto. Cosa devi vedere nel grande rialzo? Seperbio? Eh? Bravo, il com. Dove lo vedi il com? Non te l'ha spiegato mai nessuno. Mai! C'è oggi un congresso di un mio amico che spiegava questo, un giorno gli ho detto io, cazzo, ma digli dove lo vedi. Diglielo tu, lui. Il com, seperbio, è la prima volta che lo sapete, ve lo dico io. Lo si vede solo nelle coronali. Vi ho fatto due maroni così, perché se voi non andate a cercare il com sulle coronali, ma che cosa vi hanno insegnato? Voi non siete in grado di vedere se il com è aperto. Il com, lo vedete dov'è il com? Sta roba qua. Se volete io ho proposto... Allora, qua è una figata. Mi sono venuti a prendere la stazione, mai accaduto. Mi hanno portato a una festa che è una meraviglia. Ieri sono magnato come un coso. Mi hanno riportato in albergo. Stamattina sono uscito, c'era Roberto che mi aspettava in sala d'attesa. Abbiamo chiacchierato con sua sorella, ci siamo fatti una... Oh, rinvitatemi, voglio tornare. Ho mangiato tanti di quei dolci buonissimi. Ora, a parte gli scherzi, c'ho una lezione sul seno mascellare, su questa roba qui, dove tra l'altro do prevalenza alle endorali, perché nessuno insegna cosa puoi vedere del seno mascellare con l'endorale. Vero che nessuno... Ma sono tante le informazioni occasionali che tu potresti... Chiudiamo sta cosa. Invitatemi, che voglio di nuovo la festa come ieri sera, però, Mi raccomando. Scherzo, ragazzi. Allora, ci siete? Se volete vedere, quindi, se il com è aperto, dovete andare sul piano frontale, che per i radiologi si chiama coronale. Ok? È assurdo, facciamo i corsi, ma nessuno ti dice questo. Perché i corsi li fanno i radiologi, che non sanno le nostre esigenze. Ok, andiamo avanti. Vedete la cross come la sto girando? Ok? Tutto chiaro qui? Ok? Ci siete o no? Allora, guardate, questo è un programma che mi dà, per esempio, una panorex particolare. Che cos'è la panorex? In realtà io vi ho fatto vedere una fetta sottile sottile. In realtà la panorex, soprattutto sul... puoi scegliere
che spessore ti fa vedere. Vi torna o no? Questa è una Panorex. Bella schifezza. Mi spiego? Vi torna o no? Allora, domande, come si chiamano questi? Che piano è? È uguale. Questo? Questo? Ragazzi, mi sono guadagnato lo stipendio. Bravi, veramente bravi. Ora però complico le cose, quindi state attenti, vi metto in crisi. Ah, vedete qua la fetta di salame, la cross? Quando sono andato in Turchia, secondo voi, pancarre. Mica vi volevo far vedere il salame. Vero, te lo giuro, ce l'ho sotto col pancarre. Allora, cosa vedete qua? Questa me l'ha data Massimo Buda. È un paziente che a Salerno gli hanno fatto una combim su foglio e gli avevano dato appuntamento per un intervento chirurgico. Cosa vedete qui? Eh? Una cisti. Allora, guardate qua, state attenti, sto disegnando la curva panoramica, vedete? Ma la disegno come pare a me, in quel momento, ne posso fare milioni. Ci siete o no? Se tagliassi con un coltello e l'aprissi, io ho questa che si chiama? Questa? Questa? Questa non ve lo chiedo perché si vede male. Pronti? Un quiz. Qual è sbagliato e qual è giusto? E perché? Non lo indovinate sicuro, però vi metto in crisi e voglio vedere se state... Lui lo metto in crisi, se vado di là. Qual è sbagliato e qual è giusto? Perché faccio vedere questo? Conoscete Michele Iacotti? Socio attivo IAO, uno molto bravo, un mio amico. Un giorno gli arriva una combim su carta dove il radiologo aveva fatto un errore uguale a quello che io ho ripetuto qui per farvi capire, che lo ha messo in crisi, io l'ho amplificato e ora vi farò vedere qual è. Secondo voi qual è quella giusta? Perché? Ce n'è una giusta e due sbagliate. È semplice. Vabbè, ve lo spiego dopo. Ora vi spiego come arrivarci, che è meglio. Ragazzi, non risponde mai nessuno, eh? Non vi preoccupate. Non ha senso. Guardate, non ti preoccupare, non risponde mai nessuno, è veramente da criminale, da stronzo fare una cosa così. L'ho fatta apposta. Allora, guardate qua, sto disegnando la curva panoramica, la vedete? Sì. Guardate qui, mi trema la mano e faccio un errore macroscopico, lo vedete? Io avrò le cross che saranno perpendicolari alla curva panoramica che ho disegnato io, ma avendola disegnata assurda, guardate cosa succede qua. Se tu vai a misurare l'osso qua, vedi che... Guarda la direzione di quest'osso e lo spessore. A Michele se ne è accorto. Se non ricordo bene, era su un canino, in mandibola. Se ne è accorto. Vedendo lui che parlava di questo, ho detto, io lo replico a lezione. Lui lo sa che lo cito sempre. Ci siete? Vi faccio rivedere di nuovo sto obbrobrio che faccio. Disegno la curva panoramica. Vedete che sto sbagliando? Ci siete? E faccio sto casino. Ok? Guardate l'osso cosa succede quando mi sposto di qua. Giusto? Ma io vi faccio un'altra domanda. Ora mi sposto da questa parte. Qui manca un dente. Devo mettere un impianto. L'impianto lo metterò così o lo metterò così? La prima o la seconda? Guardate qua, eh? Cioè così? Io dico di no.
Voi che dite? E ci siete o no? Io lo metto così, così o così. Però se guardate la combine, mi sta tagliando i piani così. Quindi questo piano corrisponde a questo. Ma secondo voi questa questo taglio qua, che è l'ipotenusa di un eventuale triangolo, è più lungo o più corto della direzione che io userò quando metterò l'impianto? Più lungo. Quindi se stai mettendo un 8,5, perché alla fine del mese c'hai le tasse, e quello c'ha 9, ti stai cagando addosso, però quell'8,5 io te lo metto, signora, te lo metto, che c'ho da pagare. Tu gli fotti il nervo. Giusto? Perché la misura che tu stai prendendo è sbagliata. Ecco perché Roberto vi diceva stamattina, ma io amo tagliare diversamente. Giusto? No, non è un problema di più corto, ma se tu volessi mettere un impianto tiltato, cosa fai? Dovete gestirvi l'immagine voi. Se voi dovessi mettere un impianto tiltato per stare anteriormente ai seni, che fai? Questo software te lo taglia così. Come fai a prendere la misura? Devi tagliare in funzione di quella che sarà la tua direzione. Certo, non è questo. Quindi oggi qualcuno mi ha chiesto di una marca, io non vi sto dicendo qual è questo software. Questo software non ti consente di girare i piani. Non è da comprare. Ok? Non vi consente. Questo non vuol dire che se voi... Allora, il discorso è, con la macchina vi danno un software, ma siccome voi potete prendere i dati e a usare un altro software, e io invito tutti voi ad avere un software di chirurgia guidata, perché è una marcia in più. Quindi questo problema lo dribblate. Ok? Cominciamo ad andare avanti. Allora, qual è quello giusto e qual è quello sbagliato adesso? Qual è? Secondo cosa? È giusto o sbagliato? Il primo è sbagliato. E questo è giusto? L'osso va da una parte, poi fa, salta la cavallina qua e torna di qua. Salta la cavallina e questo... la mandibola è sempre nella stessa direzione, deve essere. Quello giusto è questo di qua. Vi torna? Giusto? Alcuni software per supplire a questo nostro problema hanno introdotto la possibilità di ottenere, malgrado tu abbia una curva panoramica, di ottenere delle inclinazioni diverse. Giusto? E allora in questo modo tu puoi veramente misurare dove ti serve. Ci siete o no? Però, questo che cos'è allora? Eh? Troppo, è una curva panoramica molto vestibolare. E qui è concavo e ti appare st'immagine. Oh, lo stavano operando. Di che cosa? Non ho capito, scusami. Uno sano di mente va a vedere la grossa. Ma mica tutti i dentisti sono sani di mente, eh? Ragazzi, sapete quante volte lo faccio vedere e tutti mi fanno? Una cisti. Mica mi avete detto, anche alcuni di voi, mica hanno detto, mi fai vedere le cross? Ma scusa, se facciamo una scala tridimensionale, allora, continuo a dire questo, hai ragione, però... è quello che sto dicendo, non solo, ma non lo devi vedere su carta, lo devi vedere su computer. Lo devi vedere, no, non credere, il computer, scusate venditori, quando andate negli studi, quanti hanno il computer? Quanti guardano le immagini? Quanti hanno un'immagine del computer? Dite, in percentuali. Quanti? Non volete rispondere? No, assolutamente no. Non voglio mettere in crisi loro perché sono romani. Assolutamente no, non avete idea.
Guarda, scusa, allora Luca Signorini, scusate ragazzi, scusate, ieri ero con Luca Signorini a Verona, mi ha mandato per ridere, ha detto Luca me lo mandi, un WhatsApp di una consulenza di uno col foglio della combi davanti alla finestra. Questo è quello che accade. Luca Signorini ha detto me lo mandi per favore, perché è emblematico. Gli chiedono la consulenza con un foglio di combi sulla finestra. Lo volete vedere? Me l'ha mandato ieri lui. Ha detto me lo mandi, questo lo colleziono. Non scherzo, eh? eravamo insieme. No, me l'ha mandato lui perché per farmi ridere. Eccolo qua. Scusate, eccolo qua. Questo è quello che mi ha mandato Luca. Questa è la realtà. Ma di che parliamo? Questa è una consulenza di lui. Guardate la mano contro la finestra. Bravo. Bravo. Ragazzi, se di sabato siete qua a sentire questo argomento, siete già selezionati. Ma non pensate che la realtà sia questa. Se di sabato vi scoppiate questo argomento, siete già particolari. O no? O no? Sì o no? Se no non verreste. Quindi non pensate, sapete, a me me li mandano su WhatsApp col dito. Ci ho pieno. Allora, guardate un altro sistema. Ragazzi, guardate un altro sistema, che è quello cui accennava Roberto. Ve lo faccio rivedere. Fermi tutti. Quello che accennava Roberto è questo. Ok? Allora, io non uso la curva panoramica, si chiama osteocentrica. Mi posiziono in un punto. Guardate. Vedete i colori diversi? Ma io non... Guarda. Vedete qua? E allora, questo è rosso e questo è quello, è il piano rosso. Questo è verde e questo corrisponde a questo. Roberto usa questo, un altro software, ma usa questo principio, che è lo stesso che uso io. Quando hanno creato questo software, ci hanno chiamato una serie di consulenti. È vero o no? L'unico che ha detto, ma è certo, gli altri si sono tutti arrabbiati che non c'era la panoramica. Io ho detto, ma è una figata che non c'è la panoramica, finalmente. L'unico, è vero o no, Jerry? L'unico. Perché non serve? Guardate, questo è il modo di tagliare. Ma ora non è l'unico software che lo fa, eh? Vedete, non è l'unico software che... Io mi metto in un punto, guardate, ruoto. Perché i Maxillo usano questo sistema? Lo vedi? Lo punto qua e ho questo taglio rosso che corrisponde a questo piano. Questo taglio verde che corrisponde a questo piano. Ma i software di chirurgia guidata lo fanno tutti, questa cosa qua. Mi sono spiegato della differenza? Ok? Ci siamo o no? Si tratta di imparare un nuovo sistema. E vabbè, ragazzi, siamo giovani, impareremo. Sapete chi è quest'uomo? È meccanico, gommista elettrauto. Sapete chi è? È il mio meccanico, gommista elettrauto. Dice, perché l'ho messo? Per fotografarlo ha detto, io mi faccio fotografare, però mi raccomando che si veda l'insegna, l'ha detto. Siamo a Genova. Allora, lui è venuto da me, è mio paziente, e mi ha detto, io gli ho chiesto, Beccherini, si chiama Beccherini, come va? È male. Perché? Perché non so usare il computer, ho dovuto lasciare l'azienda a mio figlio. Ragazzi, oggi non puoi fare il meccanico, carrozziere, elettrauto, e vuoi fare il dentista. Quanto? Per quanti anni ancora? Per quanti anni può accadere questo? Oggi il radiologo un tempo era questo, scusate. Che poi mi devono spiegare, la miseria.
mi devono spiegare perché questo c'ha i guanti e la mascherina. Dove l'ha presa sta lastra? Dove se l'erano infilata? È vero o no? Ok? Il radiologo oggi è questo. Non è questo. Il mio maestro è dovuto andare in pensione perché non sapeva usare il mouse. Ragazzi, è così. Eppure noi continuiamo. Ma io... Uno mi ha detto, io sono un nostalgico, mi piace la lastra. Non sei un nostalgico, sei un ignorante. Allora, voi non ci crederete, non l'ha usato come tagliere, ma come vassoio, la moglie di un amministratore delegato di una delle più grosse aziende, tra l'altro anche impegnate, non ve lo dico, non ha detto lui, come vassoio per portare il caffè ha preso l'iPad del marito. Quella era per mostrare la ricchezza. No, non lo sapeva. Vi dico che uno famoso, importante in una grossa azienda, ma una multinazionale, lo sai, quando l'ho fatto vedere, lo sai che l'ha fatto mia moglie, ci ha messo il caffè. Non lo so, è possibile, però è così il nostro mondo. Noi siamo di fronte a una vera e propria rivoluzione, o meglio siamo stati, e la stiamo perdendo, rivoluzione digitale. Io direi evoluzione, ma noi siamo ancora questi. Ve l'ho fatto vedere prima, me l'ha mandato Luca. Luca, gli ho detto, mandamelo, perché le sto collezionando. Ma ce l'ho con l'endorali, col dito sulla finestra. Qualcuno ha detto, speriamo che sia bel tempo, hai ragione. Questa me la devo rivendere. No? Però molti di noi dicono, c'è crisi e quindi non posso investire. Sei fuori, come gli odontotecnici, sei fuori. Guardate questa cosa qui, questo inventa la ruota che è di pietra, giusto? E dice ai suoi contemporanei, ragazzi volete la ruota? No grazie, siamo già troppo carichi. È uguale, sta accadendo questo. Chi supera la... cioè, guardate qua, Darwin, non sono i più furbi, i più bravi che resisteranno. Sono quelli che si sanno adattare. Purtroppo è così. Gli odontotecnici sono sopravvissuti più bravi o quelli che si sono adattati? Sarebbe bello. E quelli che si sono adattati. Allora, solo il computer può fare una serie di cose. Guardate questi volumi che io ho disegnato con questo rhino. Il computer può scurire, schiarire, ruotare nello spazio, zoomare, zoom in, zoom out, si dicono gli inglesi, e fare questo. Allora, per il computer, se queste fossero in bianco e nero, sono diverse variazioni di grigio. Ma se io dovessi mettere gli impianti in guidata su questo affare qui, o se io volessi stampare solo questo, gli devo dire al computer, computer, mi devi selezionare selettivamente questo, ok? Cioè questo. Questo processo si chiama, purtroppo, dico purtroppo, perché è una traduzione letterale dall'inglese, segmentazione, che quando io lo spiego, dico, sai cos'è segmentazione? Sì, fare piccolo piccolo tante fette, come le patatine fritte. No, vuol dire questo. Ora io vi faccio una domanda, mi dite che tessuto c'è qui? Che tessuto vedete qua? Osso, giusto? Dentisti! C'è osso, c'è parenchima, ci sono vasi. È perché, però tutti all'inizio osso. Perché? Perché nella vostra testa
avete segmentato e avete riconosciuto l'osso, ma il computer non lo sa fare. Ok? Per il computer noi gli dobbiamo dire: è questo che mi serve. Me lo dovete segmentare. Mi spiego? Ora, il problema della segmentazione, che non è altro che l'azione, vabbè, lasciate stare la definizione, che tutte le segmentazioni che esistono, guardate qua, questo è uno, mia nonna avrebbe detto, ma era di giù, l'hanno sparato, non scherzo, a Pisa. E gli devono ridisegnare l'acetabolo e la testa del femore. Allora, guardate la segmentazione cosa mi consente. Vedete, io posso colorare, mettere in maniera diversa un qualcosa. Ora, tutte le segmentazioni, tutte, sono operatore dipendente. Questo non vuol dire che questo errore non ci consenta di adoperare tutto ciò. Che vuol dire? Scusate, quando voi prendete un'impronta analogica e poi fate una corona, quanti errori facciamo? Malgrado ciò, non fate delle corone che chiudono? Cioè, sappiamo gestire le approssimazioni, sì o no? Qui si tratta di gestire nuove approssimazioni. Allora, i metodi di segmentazione sono tanti. Quello che noi utilizziamo di più è quella soglia che avete visto prima, ve la ricordate? Con la finestra che io abbassavo. Oppure ci sono queste a contorni. Il problema delle segmentazioni è che se tu sbagli troppo la segmentazione, guardate questo caso, in un caso lo operi d'urgenza, in un altro non gli dai nemmeno la dieta. Quindi c'è errore. Allora, questo è un programma gratuito con cui io segmento, lo utilizzano nella robotica di Pisa, ve lo faccio vedere per curiosità, fa ste bolle, non lo usate, le puttanate fatele fare a me, ma ve lo dico per curiosità, io ho i programmi a pagamento, me li regalano, faccio vedere questi provocatoriamente, vedete la segmentazione? Visto? Ancora, un'altra segmentazione per contorni, io gli dico, vedete per un tumore? Io gli dico, guarda, cominci a segmentare, e lui man mano scorre e riconosce la zona che io devo mettere in evidenza e devo selezionare selettivamente. Vi torna o no? Perfetto. Questo programma che si chiama da tartaruga SEG è un programma che lavora, gratuito, non lo usate, che lavora su contorni, lo vedete? Io comincio a dire cosa mi interessa e lui mi cerca i contorni. Lo vedete? Alla fine io potrei stamparmi sta tibia. Ci siete? E voi mi direte, ma a noi che ce ne fotte? Allora, questo caso qua è uno dei casi che mi è valsa la missione come socio attivo in IAO. Parola d'onore. Allora, vi chiedo una cosa. Quando un paziente viene da voi, rifiuta il preventivo, giusto? Se ne va. E torna dopo qualche mese che gli hanno fatto casino. Voi ci godete come dei ricci o no? Eh? Di la verità, è il massimo della libidine. È vero o no? Eh? Però è una libidine pazzesca. Benissimo. Allora, questo caso qui mi arriva, io gli dico che doveva togliere quest'ottavo, non accetta il preventivo, va da uno molto noto di Genova che dopo 3 ore di intervento lo lascia così. Torna da me e io chiedo al studio radiologico che aveva fatto la COMBIM, che gli aveva fatto fare la COMBIM il collega, di darmi la COMBIM. Giusto? Ok? Prendo la combina e la apro con uno software anche buono, si chiama questo, lasciate costa 30.000 euro sto computer, questo qua. Allora, disegno la curva panorama, mi dite se questo ottavo è facile o è difficile, mi dite come è fatto. Vi ripeto, è uno dei casi che mi ha fatto entrare in IAO
E poi vi dico anche che è uno dei casi per i quali mi hanno rimandato. Cioè mi hanno tenuto fuori 2 ore perché nel frattempo dovevo tirar fuori qualche altro caso da farglielo vedere perché ero in forze se essere bocciato. Prego? Allora, ve lo faccio rivedere. Allora, e sono bravo io a fare sti lavori, immaginate su carta. Poi vi chiedo perché mi stavano bocciando. Allora, facile o difficile? Questo caso mi è valso 40.000 rotti euro, perché poi è venuta la mamma, papà. Allora com'è sto caso? Eh? Non è facile. È facile o non è facile? Nativa digitale, è facile o non è facile? Io non sono un fenomeno. Io nel gruppo, io dirigo un master, nel gruppo dirigo il master, io sono quello che chiacchiera e gli altri sono quelli che operano. Parola d'onore, io sono il teorico. Io non sono un fenomeno, ma essendo un teorico so fare quello che gli altri non sanno fare. Questo. Prendo un software e segmento, gli tolgo dall'immagine la corticale linguale e coloro selettivamente sia il nervo che la parte di radice che secondo me è rimasta. Ora è facile o è difficile? Ora è facile, eh? 20 minuti compresa l'anestesia per levarlo. Perché è una marcia in più che si chiama diagnostica. Venti minuti per togliere questo. Ora il secondo quiz. Perché mi stavano bocciando? Però scusa, Aspetta, arriviamo in fondo. Che voglio, c'è il quiz. Tornavo indietro. È un attimo, voglio il quiz perché mi stavano bocciando. Poi vi rispondo perché. Sì. Dovevamo presentare 3 casi documentati come Dio comanda, con tutto. Questo è il mio caso, eh. Perché mi stavano bocciando? Eh? No. Allora che ci arriva? Bravo. La sutura di seta. Sapete come li ho convinti? Io so vengo da Genova, che cazzo volete? Mi hanno rimandato. Ha detto guarda, esci fuori. 3-0, non ti dispiacere. Mi hanno rimandato, 4-0 costa di più. No, sto scherzando, io ho imparato in ospedale, ragazzi, dai. Allora, gli altri... Ehi. Ha cominciato e non ha finito. È perché non era capace. Non era capace. Perché era difficile, si è messo a fare una cosa che non era buono. Ma probabilmente anch'io se non sapessi leggere una combina. Ma se è scemo cosa ci posso fare? Però se ne vedeva la difficoltà. Ma non è difficile se segmenti. Ma ragazzi, ma chi di voi non ha fatto un errore? Oh, chi alza la mano? Chi di voi non c'ha un errore sulla coscienza? Minchia, sei mandraghe. Perché è successo a tutti nella vita di fare cagate, ragazzi? Perché? Perché si è... 3 ore. No, dopo 3 ore il paziente ha detto basta, 3 ore di intervento. No, ma c'è il motivo, perché spesso uno pensa per le funzioni. Bravo! Bravo! Ma ragazzi, io non sono qua a farvi... Scusate! Io non sono qui a farvi vedere quanto io sia bravo. Io sono un teorico. Oh, mi ascoltate? Io non sono qui. Chi viene a farvi vedere che è bravo rompe le scatole. Io sono qui a farvi vedere da lunedì cosa dovete fare di diverso. Se no avete perso un sabato della vostra vita e guardando l'età media, cazzo di sabati ce ne sono rimasti meno. Fanculo. O no? Quindi io che...
lasciamo sta, io vi devo insegnare a fare qualcosa di diverso lunedì, non a dire che io sia bravo. Io non sono bravo, sono, io sono un secchione. Qui il medici dobbiamo fare un dai come caricarci il nostro software e gestirci da soli. Bravo. Allora, le mie studentesse, ce n'ho due che hanno studiato in Spagna, bravissime, bravissime. E c'è una certa Monica Nardi, mi dimentico, cavolo, gli avevo promesso che lo mettevo. Ragazzi, 26 anni, hanno fatto delle segmentazioni di ottavi, che poi hanno tolto, 26 anni, ma dei casini bestiali, sono messi lì, è un mezzo in più. Ma se tu le cose le sai, ragazzi, chi di voi, se io ve lo segmento così, chi di voi non lo fa? Chi di voi non lo fa così? Ma l'immagine non segmentata ce l'ho fatta vedere. L'ho fatta vedere prima. Questa è l'ortocolorata. No, questa è l'endorale. Eccola. Eccola. Questa è una combin che io ho aperto con un software. Non vi di, ok? Ma secondo voi è facile così o è difficile? Secondo me così è difficile. Eh? Così è difficile, però se tu fossi capace di segmentarla, come domani sarai capace, perché vai a casa sicuramente ti avrò stimolato, è una boiata levare studente. No, è una boiata. 20 minuti ci ho messo. Non sono un fenomeno, credimi. Credimi, e se lo fossi e ve lo dicessi sbaglierei comunque. Sbaglio il motivo per cui io sono qua. Dimmi. Apprezzo tantissimo quello che ci stai dicendo, cioè che noi possiamo ottenere molti più dettagli, molte più informazioni da... Ah, se mi devo togliere la giacca, scusate. Se no ci confondiamo su quali... No, non posso. È più facile avendo fatto... Vabbè, non devi essere handicappato, cioè un minimo di chirurgia devi saper fare, però se siete qua penso che lo sappiate fare. Ragazzi, se parlate tutti insieme non capisco e mi stanco perché sono senza microfono e devo alzare la voce. Dimmi. Al di là del fatto che è facile, difficile, che lo senti meno o lo senti meno, io volevo capire questo. Quando tu devi stare lontano, con chiunque stai, che noi stiamo lontano, la cosa che devi fare è capire il rapporto che c'è questo dente con il canale, con il nervo. Perfetto. Perfetto, allora generalmente se sei bravo col computer tu ottieni questo. Finisco il discorso. Una volta che tu stabilisci qual è il rapporto col tempo, a questo punto se tu sei capace, già la tua tecnica è un po', non hai difficoltà a togliere perché sai che non fai danni, perché il tempo non lo tocca per esempio, oppure di nuovo in più. Quindi tu ancora già perché hai sbagliato. Ma io non ve l'ho fatto, no, io non vorrei, cioè si sta confondendo, io non ve l'ho fatto vedere per farvi vedere che quello ha sbagliato. Ma sono problemi suoi, io non ve l'ho fatto, tutti abbiamo sbagliato, io ve l'ho fatto vedere perché se siete digitali avete uno strumento in più, punto. È un casino. È una domanda difficile perché andiamo sui tessuti molli, devi usare segmentazioni non a soglia, è un casino, lascia stare. Cioè io la so fa, lascia stare. Posso andare avanti? Dimmi. Ma sempre senza fare pubblicità, qualche consiglio su che software comprare? No ragazzi, ma perché non faccio il venditore? Andateli, apriteli, quelli congeniali, vi ho detto come gire, lo fa questo, non lo fa, se non lo fa, via. Io vi ho dato tutti gli strumenti oggi. Posso andare avanti? Mi spiego? Perché volete la marca? Allora, vi spiego una cosa, scusate. Vi do la mia parola d'onore. Che non è l'azienda che mi paga. Un rappresentante mi ha detto, guarda, che se tu mi segnali un collega e poi gli vendo la combin, ti do 1500 euro in nero. Ma perché mi chiedete la marca? E se qualcuno ve lo dice, probabilmente qualcuno gli sta dando i soldi. Se li danno a me, li danno pure a qualcun altro. Volete la marca? Dici la marca, quanti semo, steccato. Mi spiego. Io è sufficiente che ti dico, sì, lo vuoi comprare, ti faccio fare lo sconto. Pronto? 1.500. Sì.
Sì, va bene, ma te lo giuro. La conoscenza che ha lei di queste cose. Dammi del tu, porca della miseria. La conoscenza che hai può restringere un discorso. Guardate, queste quattro marche sono. Ma no, dai, allora. Dai, ma perché volete la marca? Dai, perché? Il problema no, che so, il problema, io è tutto il giorno che vi spiego come riconoscerle. Ragazzi, mi pagano i noi opinion leader, non vi fidate, ci pagano per, dite, per dire comprate, comprate, comprate. Capito? Punto. Ma lei è pagato? Certo che sono pagato. Allora non ce lo dica. E infatti... Ci dica la concorrenza. Raga, è tutto il giorno che vi dico che sono... Ma tutti quelli che vengono qua, scusate, ma stamattina là il collega non era pagato? E abbiate pazienza. Bravo, grazie. A me non si è capito. Dammi un 5. Perfetto. Io devo insegnare, non devo vendere. Non devo vendere. Ok? E mi piace insegnare. Mi dà libidine, proprio mi dà adrenalina. Se mi dicono forse c'è un microfono laggiù, ti fanno parlare in piazza, io vado di denti purtroppo. Allora, andiamo avanti. Ci siete o no? Allora, flusso radiologico. Quindi non vi fidate mai degli opinion leader. Se esplicitamente vi dicono compra questo, chiamo io. Cacciano il grano, ragazzi. Ma è giusto che lo facciano, loro sono dei commerciali. Con tutto il rispetto, sono persone colte, spesso sono più colte loro di noi. Io devo dare informazioni. Poi guardate se quello che faccio io vi piace, potreste anche imitarmi, ma è un altro discorso. Io quello che uso ve l'ho fatto vedere, sta a voi poi. Allora, andiamo avanti. Il DICOM, che cavolo, nel 1980... nasce, non parlate, mi stanco, c'ho da alzare la voce. Ragazzi, è due giorni che parlo. Due, ieri a Verona. Allora, cos'è il DICOM? Ogni azienda usava un formato proprietario, ma così facendo uno dei vantaggi del digitale, che è quello di trasferire i dati con una mail, di archiviarli, si perdeva. Tu mandi il cartaceo, lo devi mandare per posta, ma stiamo scherzando, giusto? Allora si riuniscono l'associazione dei fabbricanti americani insieme all'American College of Radiology e decidono di inventare un formato che, per esempio, io sto cercando di vedere se potesse esistere un qualcosa di simile per l'STL, cioè un formato universale dove se tu hai un software, ce ne sono tanti gratuiti, e sei in Groenlandia, parli con l'indiano, dovete sapere per esempio che in Stati Uniti, approfittando del fuso orario, fanno leggere una prelettura delle radiografie in India durante la notte. Si può fare. Allora decidono di fare un formato che al contempo abbia questa universalità, tipo il PDF lo apri con tutto, e contemporaneamente abbia dei metadati dove c'è scritto come si chiama il radiologo o il dentista, come si chiama il paziente, che età il paziente, quale amperaggio è stato usato, dove è stato fatto, qual è il voltaggio, eccetera, eccetera. Li vedete i dati? Guarda, scusate. Li vedi i dati? Se tu mi dai un DICOM, io ti so dire l'amperaggio, il voltaggio, eccetera, tutto, la macchina qual è, ok? Accanto a questi metadati che si chiamano header, pronunciato bene? Allora, abbiamo delle immagini. Queste immagini possono essere 3D o possono essere 2D. Una panoramica può essere prodotta in DICOM, giusto? Quella panoramica o una radiografia del torace sarà, la parte di immagine sarà un 2D, giusto?
Allora, noi sappiamo che il 2D può essere convertito in altro 2D. Per esempio, un DICOM 2D può essere convertito in JPEG, in TIFF, quello che è. Lo stesso accade per quanto riguarda un'immagine tridimensionale. Quello di cui stavo parlando si riferisce non alla radiologia, ai raggi, ma a qualunque immagine medicale, ecografia, risonanza, eccetera. Ok? Se l'immagine è 3D, io la posso, la parte di immagine 3D la posso convertire in un altro formato 3D, il più famoso dei quali per noi si chiama STL, Standard Triangulation Language. Vi torna? Ok? Perfetto. Che è quello che si usa nel CAD/CAM. Più piccoli e concentrati saranno i triangoli, migliore sarà la definizione, ma per quanto piccoli essi siano, tu non riuscirai mai ad avere una sfera. Giusto? Un'altra approssimazione. Giusto? Questo è il formato che si usa nel CAD/CAM. Sapete cos'è il CAD e sapete cos'è il CAM? No. Tutti sanno CAD/CAM. Sì, ma che cos'è? Qual è l'uno e qual è l'altro? Allora, questo è il CAD. Questo è il design che io vi faccio vedere con un non parlate, mi stanco, ragazzi, sono stanco. Ok? Con un software gratuito, Mesh Mixer. Chi è che me lo chiedeva? Jerry me lo chiedeva. Vedete? Questo è il design, Computed Aided Design. Una volta disegnato, io lo devo mandare in macchina e avrò il Computer Aided Manufacturing. Questo. Cioè, per esempio, se uso una cialda, dovrò decidere, dove mettere all'interno della cialda questo mio disegno tridimensionale, sì o no? E quindi poi stamparlo, e quindi poi produrlo. Questo è il CAM e quell'altro è il CAD. Nel 2002 una grande rivoluzione, nasce la chirurgia guidata ad opera di o meglio, non è vero, acquista una industria americana, belga, e sei mesi dopo tira fuori la prima chirurgia guidata, che però non consentiva l'inserimento degli impianti. Nel 2005 gli ciula i brevetti, tant'è vero perde una causa, e ad Assago, in Italia, ma in tutto il mondo, in diretta, fanno vedere il primo intervento dove alla fine brindano, mettendo gli impianti in guidata. Io ero lì, ho detto, ho visto la Madonna. Beh, veramente rimasi scioccato. Allora, vediamo come funziona. Noi abbiamo una COMBIM, ok? La COMBIM cosa mi produrrà? Che file mi produrrà, ragazzi? Giusto? Sì o no? Allora, produrrà dei file DICOM che io li importo in un software di chirurgia guidata, giusto? Ok? Questo software di chirurgia guidata mi consente di segmentare, per esempio, i denti dall'osso simulando delle estrazioni virtuali. Vi torna? Ma mi permette anche di convertire eventualmente questa informazione DICOM in STL. Giusto? Abbiamo detto che si può convertire. Allora, io vi rammento il mio amico Angelo Sisti, con cui facciamo i corsi insieme. Io li chiamo i tre postulati di Sisti, scherzando. Ieri ero con lui. Allora, il primo postulato di Sisti dice che dalla COMBIM io ottengo informazioni. Guardate, se capite questi tre postulati, voi sapete fare la guidata. Prima informazione, la COMBIM mi dà informazioni relative all'osso
e relative ai denti se il paziente ha i denti. Chiaro? Secondo postulato di Sisti, lo scanner, che sia intraorale o extraorale, mi dà informazioni relative alla superficie esterna delle mucose, non allo spessore, giusto? E alla porzione extragengivale dei denti, se ci sono. A questo punto, se io trovo dei punti in comune, dico questa cuspide corrisponde con questa cuspide, eccetera, io posso sovrapporre tutte le informazioni. Vi torna? Ora lo guardiamo più facilmente. Ok? Perfetto. Allora, venendo da Genova, vi faccio vedere la chirurgia computer assistita gratis. Ora speriamo che la Triai non mi ascolti, invece mi ascolta. Allora, chirurgia computer assistita tutta gratis. Parola d'onore. Eh? No, gratis. No, Blue Sky Plan no, devi poi convertire il file. Tutto gratis. Gratis. Avete presente? 0 euro. Zero. Zero. Allora, prendo sto programma che si chiama Segmento, lo vedete? È brasiliano. Ci siete? Ok? Sto selezionando selettivamente cosa voglio trasformare in STL. Lo vedete? E gli dico, questa roba qui, me lo trasformi in STL? Vedete? Lui lo sta selezionando, è gratis, io ottengo un STL. Ci siamo? Eccolo qua, vedete l'STL? A questo punto io ho ottenuto le informazioni relative all'osso, giusto? E ai denti, che in questo caso ci sono, gratis in STL. Torna? Perfetto. Questa, che io apro con un altro software gratuito, è la, vedete che è vuoto sotto, non c'è spessore? È la superficie esterna delle mucose, e quello che vedete in blu o il colore che vi pare, quello lì, è il terzo postulato di Sisti, cioè la ceratura diagnostica, cioè il progetto protesico. Se voi avete queste tre cose, potete fare la chirurgia guidata. Vi mancano nel software alcune informazioni che ora vi farò vedere. Ci siete su questo? Perfetto. Bravo. Gratis. Bellissimo. A Genova, guarda. Ah, figata. Si può morire per molto meno. Allora, cosa succede? Con questo programma che io apro, questo è l'STL della mandibola trasformato in, scusa, è ottenuto dal DICOM, giusto? Importo l'STL della superficie esterna delle mucose, ma gli devo dire come si sovrappongono. Scelgo tre punti in comune, un piano passa per tre punti, e gli dico, guarda, questo programma gratis si chiama, che per me sono di Brindisi, compare, scritto cloud compare, è una figata o no? O compare, ok, sto scherzando, vedete che scelgo tre punti? A questo punto con sto software gli dico, me li accoppi gratis, sì o no? Tre punti che li vedo bene, ma ne posso scegliere anche 5, 10, 20, li ho accoppiati sì o no? Vi torna? Cosa mi manca? O meglio, io ho la superficie esterna delle mucose, i denti che ottengo dalla COMBIM per quanto riguarda tutto il dente e dall'impronta per quanto riguarda la porzione extragingivale. Vi torna o no? C'ho il progetto protesico, questi denti qua, e ottengo anche lo spessore delle mucose per sottrazione, di questo meno questo, sì o no? C'ho tutto. Cosa mi manca? Una dima chirurgica ha un buco, ma nel buco c'ha una boccola nella quale si infila la fresa che non deve ciondolare. Dove la trovo una boccola? E devo trovare
io frequento dei siti che non vi consiglio, ogni tanto brucio i computer, vero. No, purtroppo sono pornografici, bravo. E ho trovato in un sito pirata l'STL della boccola, gratis, ok? No, scambi tra cose, ora non sto scherzando. Mi manca l'STL dell'impianto, giusto? E secondo voi sui miei siti che frequento non li trovo? Giusto? A sto punto io non prendo altro che li metto insieme. E allora cosa faccio? Questa è l'STL ottenuta dal Daico. Segmento, ho ottenuto anche il nervo. Questa è, questa qui è la ceratura, terzo postulato. Questa è la superficie esterna delle mucose, giusto? Prendo l'impianto e lo metto in posizione. Questo lo sto facendo con un programma gratuito, si chiama... No, lasciate stare, FreeCAD oppure Blender, ce ne sono 2000. Ok? Ci siamo? E faccio cadere gli impianti in maniera protesicamente guidata. A sto punto con FreeCAD disegno in CAD la dima. Vi piace la dima? La stampo ed è gratis. Ho fatto tutto gratis. Siete d'accordo o no? Vi piace? Vi piace o no? Benissimo. Allora, se vi piace siete imbecilli come me. Perché io ci ho messo 15 giorni di ferie per fare sta minchiata. In più è vietato, non sto scherzando, cioè i software devono essere certificati, però lo utilizzo, l'ho fatto a Dubai, sta cosa ridevano tutti alla fine, mi hanno preso per pazzo. Ho fatto 15 giorni per fare sta cosa, me la sono studiata, ho detto devo fare un qualcosa per poter spiegare cosa c'è nel backstage di un software di chirurgia guidata. Ma perdere 15 giorni per fare 3 impianti, avere tutta la mia dimestichezza con tutti questi programmi da dementi, a meno che uno non faccia didattica come la mia. Però piace a tutti molto, mi seguono, i ragazzini impazziscono. Spero che vi sia piaciuta la Butad. Allora, cerchiamo di vedere invece cosa si può fare con programmi a pagamento. Io vi consiglio programmi a pagamento, che non potete fare quel lavoro lì. Cioè, sapete quanti anni è che io studio queste boiate? Però provocatoriamente era carino, no? Allora, andiamo avanti. Guardate questa signora. Guardate quanto metallo c'ha. Giusto? Ci siamo o no? Gli faccio la combi. Guardate come spara. Come faccio a trovare ad accoppiare dente su dente qua? Dove accoppio? Ci siete o no? Allora, vi faccio un esempio, torniamo indietro. Se io prendessi un Lego, ok? Me lo inchiodo qui, a parte che mi ricoverano perché sono pazzo, lo prendo e lo inchiodo qua, sto Lego, giusto? Faccio la combi. Sto Lego si vedrà? Sì, se è fatto in maniera tale che si veda, si vede. Se poi prendo un'impronta dove si vede anche sto Lego, giusto? Io avrò un modello in cui avrò il Lego, giusto? Mettiamo che il paziente non abbia denti, ok? Poi avrò una combin dove c'è il Lego. Se io accoppio i Lego, si portano dietro tutto il resto. Ora, inchiodare un Lego qui, mi ricoverano e fanno anche bene. Esiste un metodo più semplice. Guardate. Ma ce ne sono tanti. Guardate qua. Vedete che a un certo punto compare un qualcosa qua sopra? Guardate il repere. Ho messo un masticone che mantiene fermo un repere. Ok? Lo vedo nella combi? Ma lo vedrò anche nell'impronta, perché io nell'impronta quello si incastrerà in un certo modo, giusto? Sì o no? Perfetto. Allora,
Questa è l'impronta che io faccio? Sì o no? Questo è il repere di cui vi parlavo. Ci siamo? Torna? Questo è da dove parto? Vi faccio ridere. Vedete queste cose che faccio vedere che le giro nello spazio? Bellissime, vero? Esiste un mouse 3D. Ne esiste un modello che costa 150 euro e sino ad arrivare a 400 rotti euro. Io come docente ho uno sconto abbastanza grosso. Solo che quello da 150 euro me lo davano a 100 euro. Quello da 400 me lo davano a 200. Quello da 400 è grosso così, c'è un sacco di tasti. Il solo fatto che ci fosse più sconto, secondo voi cosa ho comprato? Che non mi serve un cazzo. E portarlo in giro è un casino, però c'è sto coso qua che è bellissimo, però guardate come girano. Ora ve lo faccio vedere, guardate, vedete, ora vi faccio vedere cosa si può fare in digitale. Questo è come il paziente arriva in arancione. Ci siamo? Ok, questo è l'ipotesi post-estrattiva, giusto? Sì o no? Che lo posso fare sia togliendo gesso che studiandolo virtualmente. Questo è il progetto protesico. Torna? Allora, questo è stato inventato, questo è il primo che fu inventato, negli anni 80, ok? Poi è stato migliorato, eccetera, eccetera. Questo è quello che vi ho fatto vedere e ora vi spiego perché funziona, ma mi è sembrato che la sala mi abbia già seguito. Ce ne sono altri, vedete? Questi sono esterni e vi dicevo stamattina che per esempio in un 8x8 possono non entrarci, giusto? Sono tutti reperi esterni, che è il sistema più preciso. Perché più preciso? Perché negli altri casi noi adoperiamo un accoppiamento per punti. Ci sono dei software capaci invece di accoppiare un'intera superficie. Mi spiego? Il più famoso di questi si chiama Geomagic. Ok? È a pagamento questo. Ok? Quindi io ho un accoppiamento più preciso. Perché è un accoppiamento per un'intera superficie. Allora, guardiamo, qui abbiamo un repere. Vi torna? Allora, questo repere lo vedete adesso con il silicone che ho adoperato per incastrarlo in bocca. Certo, non me lo inchiodo. Giusto? Sì o no? Cosa avrò io come immagine? Ne avrò uno di questo sulla combi e un altro di questo. Vedete? Uno di questo sulla combi e uno di questo sul programma, sul STL, giusto? Ritorna o no? Giusto? Allora, avrò, sono tutte e due STL, uno ottenuto dalla combi e l'altro ottenuto dalla scansione. Dietro c'è il modello. Per farvi vedere, io cosa faccio? Prendo questi due reperi e per provocazione trovo quattro punti in comune tra i due reperi. Si accoppieranno sì o no? E lo stesso si fanno i software. Ora, tutti i programmi più o meno funzionano così. È tutto chiaro? Perché questa è una parte abbastanza difficile. Chiara? Allora. Allora, prendo, torniamo indietro, è giusta la domanda, no, no, non è facile, non è facile, non è facile, hai ragione. Allora, io ho preso due impronte, perfette, non a cavolo, perfette, guardate. Dopodiché, lo vedete sto masticone, ora non uso più tutto sto silicone. Questo masticone glielo metto in bocca, c'ha il repere, durante la combi. Invece le impronte sopra non ha... Scusa, no, ma questo masticone si incastrerà sui modelli nello stessa identica rapporto. Poi scannerizzo i modelli. Avrò quindi un repere
provenienti da modelli e un repere proveniente dalla combi. Però è lo stesso repere che... È lo stesso repere, avrò due immagini dello stesso repere, giusto? Perfetto, li accoppio. No, 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 non ti confondere, è un'altra cosa. La mascherina... No, quella è un'altra tecnica. Non è una mascherina, quella è la tecnica della doppia scansione, non ci confondiamo. Allora, ci sei? Vedete che qui ho due posizioni diverse, uno proviene dalla combi. Posso fare tutti e due, ma la domanda è troppo... Modelli. Ok? Lascia stare che potrei fare anche... L'impronta oggi, se voglio, te l'ho fatto vedere prima, la inverto. Alcuni programmi, alcuni scanner ti permettono. Facciamo modelli, che già vi è difficile... sì e no, ragazzi. Ve l'ho fatto vedere prima che io lo inverto. Io. Lasciate stare. Lasciate stare. Modelli. Modelli. Va bene? Poi i salti mortali li imparate dopo. Ora impariamo a camminare. Ok? Che è già un casino. Allora, guardate qua. Questo è un altro software. Vedete che questa è il repere che ottengo dalla combi. Ma è lo stesso. Bloccato col masticone. E gli dico, guarda, questo angolo corrisponde a questo. Quest'angolo corrisponde a questo. Guardate la protesi cosa fa. Sì o no? Non ho capito? Sentito. Ripeto. Allora, questo è un altro software. Questo è un repere che esce dalla bocca e io avrò un'immagine di un repere che è lo stesso in realtà, uno della combi e uno dell'impronta. Io andrò a dire al software, guarda che questo angolo corrisponde a questo angolo corrisponde a questo angolo, guarda cosa fa la protesi. Gli dici, best fit è questa, tac, e si posiziona. Giusto? Funzionano tutti così. Qual è la differenza? Che alcuni software, siccome questo è un casino, voi gli mandate le informazioni e te la accoppiano loro. Così casini non ne fai. Mi spiego? Cioè tu, ci sono dei programmi a prova di scemo, che se tu prendi quelle impronte lì, metti il masticone, fai la combi e mandi tutto all'azienda... Tu devi solo, come il Lego, prendere l'impianto e metterlo in posizione. Finito. Altri software che ti permettono di andare sulla Luna. Ma prima di andare sulla Luna è bene che uno impari a camminare. Ok? Io vado sulla Luna, ma faccio solo quello. Ok? E mia moglie ultimamente mi ha detto, lo dice, raccontavo oggi, mi ha detto o mi compro il cane un anno fa o mi faccio l'amante. Io il cane non l'ho ancora visto, sono un po' preoccupato. Ok? Andiamo avanti, su. Allora, guardate sto software. Questo è quello della... Quello di prima era... Non è che ho problemi a dirvi le marche, eh? Prima vi ho fatto vedere... Allora, questo è quello della... Ok? Ci siamo o no? Guardate questo caso, che casino che era. Vado avanti, perché il programma... Tratta e metto gli impianti, finito, non siamo qui a dire che siamo bravi. Quello che però voglio dirvi, e di diavolerie le ho di tutti i tipi, ho anche la telecamera che si mette sulla testa, che quando opero su quella telecamera devo stare così, impossibile da adoperare. Però ce l'ho, vedete che l'ho fatto? E che siamo tutti capaci a lavorare a lembo aperto. E nessuno sta a dire che il lembo aperto è finito. Il lembo aperto esiste, però esistono anche altre armi. Io lo so fare, non è che lo so anche riprendere come Dio comanda, guardate che belli. So fare anche questo però. E tutti mi dicono, ma funziona? Certo che funziona. Ma io voglio vedere. Nel 20 luglio 1969 ero a Pisa. Dai nonni. Mio nonno mi sveglia, era mattina. Eh?
mi ricordo, mi svegliarono, forse era, non mi ricordo. Mi svegliarono per vedere questa cosa. Guardate, sapete il computer con cui andammo sulla Luna? Il telefonino più schifoso che oggi in produzione ha più memoria di quei computer lì. Guidarono la navicella sulla Luna. Sapete quale fu la fase più difficile? L'allunaggio, perché era manuale. Nel 69, e oggi c'è ancora gente che ci dice: ma cazzo, siamo andati sulla Luna, non siamo capaci di mettere due impianti in guidata. Ma non è possibile. Non è possibile. E guardate questo caso assurdo qui sul sorvolo, masticazione assurda, assurda. Guardate qua. Devo mettere degli impianti. Perché ve lo faccio vedere? No, è inutile che vi faccia vedere le cose strabilianti. Questo qua chiude malissimo. Malissimo, non so come risolvere, è un casino. Se gli devo mettere gli impianti, faccio la ceratura e dico, bah, se metto gli impianti tutti a casino, probabilmente riesco a risolverlo, ma devo metterli in quella direzione. Ma più che altro, guardate qua, più di così non si riesce. Ok? Ma guardate anche che strumento ho per discutere col paziente. Faccio la pianificazione, ma non vi faccio vedere questo perché sono figo, ve lo faccio vedere per un altro motivo. Questa è la mascherina e tutti mi dicono, ma perché la chirurgia guidata è solo flapless? Chi l'ha detto? Questo c'aveva poca gengiva aderente. Faccio un taglietto. E quanto ci vuole? Non lo sapete fare questo? O no? Tutti siamo in grado di farlo. E il problema della gengiva aderente è risolto. E metti questo impianto, fai trun trun trun, 3 minuti, finito. Ma è uno strumento in più che non possiamo non conoscere. La faccio breve, ok? Andiamo avanti. Guardate questo caso. Allora, noi parliamo sempre di chirurgia protesicamente guidata e tutti mi dicono, ma io protesicamente guidata, poi mi dicono i tecnici. La chirurgia protesicamente guidata vorrebbe dire che cascano sempre così, che non è vero a mano libera. Vedete? Ma il caso più complesso in assoluto è questo, che è uno dei casi che io vi consiglio. Fare la chirurgia guidata per mettere 18 denti e impartire così è da scemi. Eppure i miei studenti, come primo caso, quasi tutti, post-estrattivo con 6 impianti. Sei pazzo! Allora, un caso molto chiaro, molto semplice, che io vi raccomando, che non ho fatto un capolavoro. Ok? Non ho fatto un capolavoro. In questo caso io estraggo... Se io faccio questa estrazione, io vorrei che l'osso rimanesse così, ma non rimane così. L'osso, se mi va bene, se ho fortuna, rimane così, e io se metto l'impianto qui fenestro, sino a un certo... Scusate, guardate che figo, anche la vitina ho messo. È vero o no? Allora, se ho fortuna, riesco comunque a uscirne. Ma in realtà la maggior parte della volte il casino è questo, e l'impianto viene così, giusto? Io con la chirurgia guidata so già se farò uno schifo, ma se io, oppure farò un compromesso, e io vi faccio vedere un compromesso che sapevo sarebbe stato un compromesso, ma il paziente ha accettato e secondo me è venuto più che bene, e ve lo faccio vedere anche per un altro motivo. Chi l'ha detto che la chirurgia guidata non consente la rigenerazione? Guardate questo caso. Vedete questo ragazzo? Ok? Guardate questo incisivo. Ne ha girati tanti, 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 tanti di dentisti. Voleva l'impianto. Non scopre tantissimo. E gli dico, guarda, secondo me, visto che scopri abbastanza poco, qualcosa di presentabile si può fare
non sarà l'eccellenza da... Va bene, preferisco l'impianto. Ok, mi imbarco in tutto ciò, gli faccio la combin. Guardate che distruzione che trovo. Ok, non c'ha niente più questo. Ma qual è il difficile qui? L'impianto va lì, solo lì va bene. A mano libera è impossibile. Ci siete o no? Perfetto. Questo è l'intervento. Tolgo, metto la mascherina e metto l'impianto. Dico, ma sei pazzo? No, apro dopo. La mascherina mi serve anche per un'impronta per il provvisorio. Chiaramente non lo carico. Apro un lembo e mi vado a prendere l'osso. Questa è la spina nasale, per esempio. È gratis. A Genova, ragazzi, godiamo. Prendo un po' d'osso lì. Bon chips. Mi serve osso. Gratto da tutte le parti. Ce l'ho un filo lì, ci metto una membrana. Però dalla posizione dell'impianto sono certo. Una bella membranina. Poi non contento, non glielo facciamo anche un innesto? Cucio un pochino e faccio un innesto. Chi ha detto che non si può rigenerare? E si chiacchiera su Facebook, chiacchiere. Vabbè, vado avanti. Inizio, fine. Non è bellissimo. Vero? Non è bellissimo. Eh? Se può fa. Ma sai roba che dico? Se può fa. Giusto? Se può fa. È vero o no? Però non ve l'ho presentato come un'eccellenza. Ok? Perché non è il mio ruolo dire che sono bravo. Il mio ruolo è dire cosa dovete fare lunedì di diverso. E avete visto cosa c'avevo? Niente. Niente. Ho messo l'impianto a mano libera. Non l'avrei mai messo lì, perché era nel vuoto. Solo l'apice. Non è male, eh? Ora qui c'è da discutere se non facendo un post estrattivo si poteva ottenere qualcosa di meglio. Questo sicuramente. Sicuramente. Questo è un altro argomento. Questo è un altro argomento. Allora, guardate questo caso. Allora, questa è la paziente, ok? Mandibola, guardate la mandibola, guardate la misura. Le mandibole, dimmi se è vero, sotto i 10 mm sono mandibole per mani molto esperte, ma molto, molto, molto. Esperte, sei d'accordo? Per persone esperte, per mani molto esperte, ok? Sì. Molto esperte e sono a rischio frattura, giusto? Giusto, io veramente... tu no! Magari ci avessimo tutti i mandibole a 10. Tu no, ok? Ok, ma tu sei molto esperto, non sei la... fai un maxillo. Non sei la comunità. Loro anche sono molto esperti. Allora, guardate dove è il nervo. Io dovrei anche... Il nervo casca, tra l'altro, in gengiva aderente. Allora, ma indipendentemente da... Io lo so fare a cielo aperto, ma perché? Qual è il motivo per cui devo farlo a cielo aperto? Per un po' di gengiva aderente che la posso aggiungere dopo? Perché devo andare a rischiare sto casino? Scusate. Lo vedete cosa c'ho? Vedete il repere a proposito? Come si vede bene? Dove sta perforante? La perforante. L'ho fatta vedere prima la perforante. Ho fatto vedere lui stamattina. Allora, ci siete? Guardate qui. L'STL. Ci siete? Allora, cosa faccio? Questa è il progetto protesico, giusto?
la cui superficie interna replica la superficie esterna delle mucose, secondo e terzo postulato di Sisti. Giusto? Mi torna? Perfetto. Pianifico, ma e pianifico in maniera ottimale, secondo me. Io, ragazzi, cioè metterli nella midollare. Allora, gli impianti sono quelli tiltati 2, 4 per 10. Quelli invece più dritti sono 3, 8 e 5 per 3, 3. Li voglio mettere nella midollare e li voglio mettere in maniera protesicamente guidata. Le vitine mi devono cascare qua. Certo, non avrò una gengiva aderente incredibile, ma posso provvedere, lo so fare, ve l'ho fatto vedere prima. Ok? Tutto chiaro? Eccolo qua. Questa è la fase più particolare che bisogna osservare. No, no, lo chiudo, lo voglio lasciare apposta, tanto si cheta. Guarda, fatto questa, sei a posto. Se hai disegnato tutto, metti pin, fine. Ho messo apposta l'audio. Ok? Sono io che filmo, monto, faccio tutto. Ci siamo? Andiamo avanti. Ok? È un gioco da ragazzi. Certo, succede qualcosa, su aprire, Infatti dovete sempre saper aprire. No, è una chirurgia per esperti, la chirurgia guidata. Bisogna sapere aprire. Prima non c'eri, ho fatto vedere che apro un lembo, come suggerivi tu di là, per salvare la gengiva aderente. Allora, vedete? Metto sti benedetti impianti. Ma questo si impara. Questo è stupido anche come cosa. Metto gli impianti. Ci siete? Vado avanti? Pronti? Questo per far vedere il torque. Ho messo i primi due impianti, i pin, che ne ho messi 4, di cui uno qua anche, lo vedete? E metto i primi due impianti per stabilizzare ulteriormente e metto gli altri due. Facciamola finita, arriviamo qui, questo passaggio non sta a me spiegarlo, lo sapete benissimo, è un atto rotto. Ok, giusto che non la devo spiegare, non sono qui per quello. Tutto pronto prima, non metto un punto di sutura, non faccio impronte. Vado avanti che è tardi. E questo è il provvisorio. Ok? Allora in questo momento... Perfetto, a che ora abbiamo cominciato? Abbiamo finito 1:15 3:30 meno di 3 ore, ragazzi. Fine. Per tutto. Allora, dall'anestesia, tutto, finito. Protesi montata. No, due giorni esatti. Anzi, un paio d'ore. Allora, come si trova? Vedo che non è gonfia, particolari dolori. Perfetto, lo consiglierebbe? Vabbè, basta. Finiamo. Questa è una panoramica che non sono, mi serve solo per vedere gli accoppiamenti di EMUA. Qua... La cosa che io dico dimmi. Queste situazioni qua, l'opportunità, tranne che a destra dove c'è un loop discreto, l'opportunità di fare il tiltato posteriore.
Allora, tra... quando hai il nervo in cresta, che emerge in cresta, il vantaggio di Tintano non ce l'hai. Allora, la domanda è giustissima. Avevo grossi problemi a mettere i quattro pin e contemporaneamente avere lo spazio per prevedere gli impianti che cadessero nella midollare, tutti nella midollare li volevo, e tutti che mi cadessero protesicamente guidata. Ogni giorno stavo a... La domanda che hai fatto è giustissima, quindi hai ragione tu, perché con l'angolo non riesco a ottenere chissà che cosa in più. Ci dai guadagni in... No, guadagno, ho potuto mettere un 10. Ma qui davanti, anche secondo me, potevi mettere un 10 anche lo stesso, lo mettevi dritto, io dico. Sì, è giusto. Quello che tu dici è giusto. Avevo dei problemi, però, ripeto, ma quello che tu dici è giustissimo, a prevedere il tutto ciò. Quello che lui dice è giusto, perché tanto il forame è in cresta. Cosa volete inclinare? Allora. Questa è una provocazione, chiaramente, e voglio concludere con due cose. Nel settore privato c'è sempre innovazione, appunto, se non ci rinnoviamo, se non diventiamo digitali, rischiamo di uscire dal mercato. Però c'è un però. Questa è un'applicazione che non so in quale paese, ti permette con lo smartphone di adoperare lo smartphone come telepass. Chi è digitale non fa la fila, gli altri sono in fila. Aveva appena inventato la ruota, è diventato la prima vittima del traffico, però è un qualcosa che bisogna saper maneggiare. Il digitale è bello, ma serve una curva di apprendimento, altrimenti ok, l'ho montato io. Ok, quindi tutto bello quello che mi sentite dire, ma sono anni che io gioco con queste cose. Vi ho fatto vedere la chirurgia guidata gratis, che è a scuola a scopo didattico. Vediamo se avete capito la lezione. O meno 3D contro meno 2D, chi vince? Non ho capito. No, dico vince 2D perché è bene. C'era giù. Interessante. Si è perso il 2D. Questo è da fucile contro nuovo. Si è messo di profilo. Il 2D non ha spessore, non lo vede. Quindi chi è stata a fare? Tua figlia. È stata di stereo? Sì. No, non solo, è nativa digitale, è quella la cosa. Allora, scusate che concludo. Scusate, avete imparato tutto ciò, ma il nuovo futuro è questo qua, ed è quello che, a cui sto lavorando. Questo è passivo, cioè io posso vedere uno scheletro, però è tutto in memoria, e con degli occhialini, vedete, giro, faccio. Il bello è però un'altra cosa, riuscire... Sto lavorando ad importare, questo è quello a cui sto lavorando, che presento a settembre. Ho degli occhialini, la mandibola ce l'ho in mano virtualmente, ho dei guanti, separo con le mani tutto ciò, me la giostro come se l'avessi in mano, lo ottengo da tutto ciò che avete visto, lo trasporto tutto in VR, si chiama virtual reality. Prendo con i guanti un impianto e lo infilo in maniera protesicamente guidata. Quindi converto tutto ciò riportandolo
in CAD e costruire una dima, ma non solo, posso anche per esempio raffigurare una anatomia topografica. È un nuovo modo di vedere l'imaging che presenterò a settembre, come dicevo. Finisco con questo, era una lezione di storia della medicina e come tale voglio finire. Nel 1895 un tedesco, tal Röntgen, fa una scoperta. I raggi X, che in realtà questa non è la prima immagine della storia. La prima scoperta che fa è casuale, mette una mano, la frappone tra un tubo di Crookes, si chiamava, e uno schermo di platicianuro di bario. Vede l'immagine. La prima immagine radiografica della storia è una immagine dinamica, è una scopia. La seconda immagine, che è questa, fa un'altra scoperta un mese dopo. Si accorge che questi raggi, che lui volle chiamare X come l'incognita matematica, perché non sapeva cosa fossero, erano capaci, al pari della luce, guardate che bravo, a impressionare una lastra fotografica. Pensate, cioè oggi, nel... Vai avanti, forse scarico, andiamo avanti. Nel 1930 a Genova, tal Vallebona, a cui ho fatto dedicare una strada, come vi ho ricordato, inventa la prima tomografia della storia. Vedete che parla di noduli o caverne del polmone. Io sono figlio, come vi ho ricordato, di un tisiologo. L'amore per i raggi dipendono dal fatto che ho vissuto con i raggi. Io, mio padre stava perdendo le mani. La tomografia l'abbiamo inventata noi. Ce ne dimentichiamo. Noi italiani spesso siamo i migliori. Nel 1972, ora mi verrebbe di dire la perfida Albione, inventa l'ATC, e questa è la prima immagine della storia dell'encefalo che lui ottenne. E nel 1994 due veronesi mettono a scansionare un cranio secco il venerdì e raccolgono queste due immagini su una stampante ad aghi il lunedì. La combine l'abbiamo inventata noi. L'ha inventato Attilio Tacconi e io sono stato il primo al mondo a volergli dare un premio con l'Università di Genova e con l'Ordine. E guardate qui come sono stati accolti a Genova. Questa è mia moglie. E scusate, un po' di campanilismo ogni tanto ci vuole, perché spesso guardiamo il giardino degli altri e ci sembra più verde. Il nostro è verdissimo. Lo so, l'ho detto ai giornalisti, c'era tutta la stampa. Guarda, ho gli articoli, sono pieno di articoli. A Genova non avevano, ora esiste via Vallebona e quando ci passo, ragazzi, per me è stato bellissimo. Ci ho rimesso un sacco di soldi, è un tributo a mio papà. Ed è una delle cose più belle che abbia mai fatto. Grazie. Che bel applauso ho sentito. Bravo, poi ho scoperto che mia figlia è figlia. Ci vediamo dopo. Grazie, tesoro. Meno male che ho sta figlia. Un piacere. Ciao, vediamo presto. Grazie infinite. Grazie, Luigi. Roberto. Anche perché ho ricevuto già messaggi nel corso della giornata da parte loro. Ah, grazie. Un ringraziamento che insomma è piaciuto moltissimo. Grazie, grazie davvero ragazzi, perché è la cosa più bella, il regalo che potete più fare a un relatore, dirgli bravo. Quindi mi commuovo, grazie. Bravo. È un'altra cosa. Sappiate che nel resto d'Italia dire vado a tenere una conferenza per il gruppo Sirio fa veramente figo. Quindi grazie ancora. Va bene ragazzi, io
ci sono domande? No, ho chiesto se ci sono domande, chiarimenti, perché c'è stato Molinari che fa sempre domande. Massimo, nessuna domanda? Se tutti... Sono gratis, eh? Sono... L'unica cosa, dimmi. Merito alle unità consiglia, no? Dal punto di vista medico legale dicono che fare un convin sia diverso che non farmaco. No, non è dal punto di vista medico legale. La domanda, bravo, sei preparato. Perché c'è un grosso La domanda, sei preparato, no. È un po' in ammetta, però stai dicendo bene, è giusto quello che dici, cioè quando io ho saltato perché ragazzi eravamo stanchi, quando si parla di Hansfield, nella TC si può parlare di unità Hansfield, nella Combin si parla di unità pseudo Hansfield, ho un pochino accorciato per non renderla pesante, cioè cosa hanno fatto? Hanno preso dei grigi o delle ossa, giusto? Dopodiché cosa hanno fatto? Hanno detto questo corrisponde a questa unità Hansfield, quindi gli hanno fatto la combi e hanno fatto una scala di grigi che si chiama scala pseudo Hansfield, ok? Il problema medico legale è un'altra cosa, cioè la combi in realtà non ti dà unità Hansfield bensì unità pseudo Hansfield. Era questa la domanda? Perché questo cambia molto l'approccio. No, cioè, se no, dei dubbi, no, o dei sospetti, no, no. Una massa solida o... Allora, se io vi ho detto che la Combin, se la usate per l'osso, va bene. Se l'usate, vi ricordate? Per i tessuti molli, non va bene, perché la risoluzione di contrasto della Combin nei tessuti molli non è attendibile. Ma tu personalmente prescrivi Combin per i tessuti molli? Lui sì. E vi ho detto che lui, infatti, in un politraumatizzato non può, o in un tumore, usare la Combi, giusto? Assolutamente, ma se io, per esempio, ho una lesione intraossea, sì? La devo valutare, lo penso. Va benissimo la Combi. E poi, comunque, se la lesione intraossea è sospetta, qualunque esame ulteriore, la necessità di ottenere una diagnosi ti giustifica ulteriore accertamento. Punto. Ok? Grazie. Grazie a voi. L'altra domanda è questa, alla luce di tutto quello che abbiamo sentito, cioè dice la Morani che non parla molto di questo, ma questo è un mio punto di vista, un pochino, la panoramica vale poco. La domanda è questa, è un esame del 1946. Sì, perché è stato chiarissimo, anzi devo dire di ringrazio perché poi c'è questo divertito da morire. Ah, ti ringrazio, bello questo. Anche perché fare questo argomento e dire che è divertente è un casino. Grazie, grazie davvero. Però la domanda è banale. Dimmi. Quindi se uno parla degli esami di base che uno deve fare, da quello più semplice a quello più complesso, in genere si parla con Aranci. Allora, ascolta, faccio una proposta. Siccome mi piace venire qua, rinvitatemi. Io vi posso fare la panoramica, vi posso fare il seno mascellare. Sono tutte abbastanza divertenti. Io le faccio divertenti. Datemi un tema sulla diagnostica e degli io, e quindi lo possiamo fare. Quindi chiedete tra di voi cosa vi interessa. Io ho di mio, uno, la passione, che vi ringrazio, l'abbiate riconosciuta, due, il fatto che parlo da dentista, parliamo la stessa lingua, e quindi se volete mettetevi d'accordo, lui mi rinvita, io rimango bene, vengo volentieri. Ma ti ripeto, se vuoi vengo e ti faccio una serata tutta sulla panoramica. Se vuoi, cioè in due minuti ricominciamo e diventiamo pazzi. Non credo che lui venga qua e ti distrugga. No, no, è questo. E la domanda è: ottimizziamo la panoramica. La panoramica per vedere due cari è sbagliata. Allora, io una relazione sulla panoramica ce l'ho. Ce l'ho su tanti argomenti, ragazzi. Un'altra domanda che volevo fare, se poi visto, dove la precedente è giornissimo, quindi fare i dai con la sua parte e così via. Ma la parte principale, perché in genere quando mi programmo con una persona con la voce di quello di studiare. Scusate, se parlate non sento lui. La cosa che non ho visto che fai prima è quella di studiare la posizione di impianto. E valutando la situazione dell'osso, no? Sui dai, direi. E
quella parte che ho visto poco, che si è passato sempre più. No, allora ti spiego. Inizialmente, lui te lo potrà testimoniare, dall'ECM primi che avevo mandato, la relazione era molto più lunga. Se volete ve la faccio, così ci ammazziamo subito. E c'era 17 capitoli, inizialmente dovevo esserci solo io. C'era 17, ci sono 17 capitoli, dalla endodonzia, parodontologia, conservativa, sull'uso della combi in tutto. Però io quello l'ho dovuto tagliare, sennò alle 8 stasera siamo sempre... Mi spiego, io dovevo parlare inizialmente tutto il giorno. Ho 17 capitoli. Io continuo a ripetere, io venire qui mi diverto. E allora quando trovate un argomento io vengo. Il problema non c'è. Così ci dobbiamo far perdonare perché era previsto un omaggio per te, ma ce l'abbiamo. Questo è un per un genovese. Quindi ce ne avrai due la prossima. Per un genovese gravissimo. Lo spediamo.
che nel resto d'Italia dire vado a tenere una conferenza per il gruppo sirio fa veramente figo. Va bene ragazzi, ci sono domande? No, ho chiesto se ci sono domande, chiarimenti, perché c'è sta Molinari che fa sempre domande. Massimo, nessuna domanda? Siete tutti soddisfatti. Un'unica cosa, merito all'unità non spiega, no? Dal punto di vista medico legale dicono che fare un convin sia diverso che non fare una. No, non è dal punto di vista medico legale. La domanda, bravo, sì. Perché c'è un grosso problema. La domanda si deve trovare. È un po' inomettente, però stai dicendo bene, è giusto quello che dici. Cioè, quando io l'ho saltato perché ragazzi eravamo stanchi. Quando si parla di Hansfield, nella TC si può parlare di unità Hansfield, esatto. Nella Combin si parla di unità pseudo Hansfield, o un pochino accorciato per non renderla pesante. Cioè, cosa hanno fatto? Hanno preso dei grigi, o delle ossa, giusto? Dopodiché cosa hanno fatto? Hanno detto, questo corrisponde a questa unità Hansfield. Quindi gli hanno fatto la Combin, e hanno fatto una scala di grigi che si chiama scala pseudo-Hansfield. Ok? Il problema medico legale è un'altra cosa. Cioè, la Combi in realtà non ti dà unità Hansfield, bensì unità pseudo-Hansfield. Da questa ragione. Perché questo cambia molto l'approccio, nel senso che per la diagnostica in certe situazioni io non posso usare Combi. No, cioè, se io ho dei dubbi, ho dei sospetti, una massa solida o. Allora, se. Io vi ho detto che la Combin se la usate per l'osso va bene, se la usate per, ricordate, per i tessuti molli non va bene, perché la risoluzione di contrasto della Combin nei tessuti molli non è attendibile. Ma tu personalmente prescrivi Combin per i tessuti molli? Lui sì. E vi ho detto che lui infatti in un politraumatizzato non può, o in un tumore, usare la Combin, giusto? Assolutamente, ma se io per esempio ho una lesione intraossea, sì, la devo valutare, io penso di va benissimo la Combin. E poi comunque se la lesione intraossea è sospetta, qualunque usare esame ulteriore, la necessità di ottenere una diagnosi ti giustifica ulteriore accertamento. È sospetto. Ok, grazie. Grazie. Grazie a te. La domanda è questa, alla luce del genitore, che tipo vero andiamo a sentire, cioè l'eccellenza, la moralica non va. Ma questo è un mio punto di vista. Allora, la panoramica vale come? La domanda è questa. È un esame del 1946. Sì, perché è stato chiarissimo, anzi devo dire ti ringrazio perché oggi sono divertito da morire. Ah, ti ringrazio, bello. Anche perché fare questo argomento e dire che è divertente è un casino. Una delle più belle conferenze che ho sentito in radio è stata questa, veramente. Grazie davvero. Però la domanda è banale. Sì. Quindi se uno parla degli esami di base che uno deve fare, da quello più semplice a quello più complesso, in genere si fa la morale. Allora ascolta, faccio una proposta, siccome mi piace venire qua, rinvitatemi, io vi posso fare la panoramica, vi posso fare il seno mascellare, sono tutte abbastanza divertenti, io le faccio divertenti. Datemi un tema sulla diagnostica e del mio, e quindi lo possiamo fare. Quindi chiedete tra di voi cosa vi interessa. Io ho di mio, uno, la passione, che vi ringrazio che l'abbiate riconosciuta, due, il fatto che parlo da dentista, parliamo la stessa lingua, e quindi se volete mettetevi d'accordo, lui mi rinvita, io rimango bene. Ma ti ripeto, se vuoi vengo e ti faccio una serata tutta sulla panoramica. Se vuoi, cioè in due minuti mi cominciamo e mettiamo a pazzo. Ma non credo che lui venga qua e ti distrugga. No, no, ma non puoi non prescrivere. La domanda è, ottimizziamo la panoramica. La panoramica per vedere due cari è sbagliato. Il discorso è sapere la legge anche. Allora, io una relazione sulla panoramica ce l'ho. Ce l'ho su tanti argomenti, ragazzi. Un'altra domanda che dovevo fare fuori questo, tutto quello precedente è bellissimo, quello di fare i diagrammi, trasformarli in diagrammi e così via. Ma la parte principale, che in genere quando
pensare che quello di studiare. Scusate, se parlate non sento lui. E dico, la cosa che non ho visto, che fai prima, è quella di studiare la posizione di impianto e valutando la situazione dell'osso, no? Sui Dicom, giusto? E quella parte abbiamo visto poco, si è passato sempre più. No, avanti. Allora ti spiego. Inizialmente. Lui te lo potrà testimoniare, dall'ECM primi che avevo mandato, la relazione era molto più lunga. Se volete ve la faccio così ci ammazziamo subito. No, no, ci voglio dire soltanto quella parte. E c'era 17 capitoli, okay. Inizialmente dovevo esserci solo io. C'era 17, ci sono 17 capitoli, dalla endodonzia, parodontologia, conservativa, sull'uso della combi in tutto. Però io quello l'ho dovuto tagliare, sennò alle 8 stasera siamo sempre. Mi spiego, io dovevo parlare inizialmente tutto il giorno. No, ho 17 capitoli. Io continuo a ripetere, io venire qui mi diverto. E allora quando trovate un argomento io vengo. Problema. Anche così ci dobbiamo far perdonare perché era previsto un omaggio per te, ma ce l'abbiamo. Meno questo è un, per un genovese. Quindi ce ne avrai due la prossima. Per un genovese, bravissimo. Lo spediamo. Ma non sei neanche.